Sull'ipotesi di condono, quali sono le reazioni? È triste pensare che dopo annunci e annunci relativi al decreto sulla crescita, che è il primo problema di questo paese, dopo due manovre che non affrontano in nessun modo la crescita, ma che anzi sono recessive, si arrivi e da questo grande dibattito riemerga il condono. È un dato veramente negativo. Io insisto, bisogna cambiare strada, la strada è quella delle riforme, la strada è quella di costruire nuove politiche industriali, la strada è quella di promuovere innovazione per costruire nuove filiere industriali. Non vedo ad oggi nel governo la condizione per fare questo discorso. Riferito al tema di oggi, è un tema che tocca anche la regione Emilia-Romagna, visto che il piano territoriale si sta sviluppando proprio in questo momento. La scelta strategica è certamente la riqualificazione urbana, la valorizzazione di una serie di interventi che possono farci fare un salto di qualità attraverso l'efficienza energetica, per esempio nel rapporto con il consumo di energia, puntando sulla riqualificazione degli spazi, riqualificazione urbana anche come chiave per promuovere nuove relazioni nella città. È su questo che dobbiamo lavorare. E a proposito di crescita, se si costruisse una politica seria nazionale di defiscalizzazione rispetto a politiche relative e a interventi relativi alla riqualificazione e all'efficienza energetica, faremmo un passo in avanti.